Napoli vuole diventare una capitale della tolleranza. È con questa ottica che domani, 16 novembre, sarà celebrato il Giorno della Tolleranza, iniziativa che rientra nella previsione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che già dal 1995 ha invitato gli Stati ad organizzarsi in tal senso. La nostra città può giocare un ruolo culturale baricentrico nel Mediterraneo ed essere una risorsa indispensabile per riequilibrare i rapporti e le distanze in termini di valori e di diritti umani. E domani, dalle ore 16, nell'antisala dei baroni del Maschio Angioino, ci saranno una serie di tavole rotonde su diversi temi, allo scopo di sperimentare linguaggi comuni e favorire i processi di dialogo. La prima ha per titolo «Verso Napoli, capitale della tolleranza, dell'accoglienza e dei diritti civili», sarà presieduta dal sindaco Luigi De Magistris e dalla vicepresidente del Consiglio Comunale Elena Coccia, e vedrà avvicendarsi i rappresentanti di associazioni, fedi, comunità e culture nei tre momenti che caratterizzano il programma della giornata. Le religioni per la pace, cui prenderanno parte tra gli altri i padri Comboniani, il direttore della Moschea di Napoli e l'associazione Amicizia Ebraico-Cristiana, la città dei migranti con rappresentanti delle comunità srilanchese, tunisina e rom, e la città di Napoli e gli orientamenti sessuali. È un processo lungo che comincia appunto con la giornata di domani, e Napoli davvero potrebbe diventare, nell'ambito del Mediterraneo, come quel baricentro di accoglienza, di tolleranza, di diritti civili, come era una volta Gerusalemme. Una città quindi che va verso la tolleranza, un percorso al termine del quale il sindaco possa veramente proclamare Napoli come la città della tolleranza.